In terra di lavoro in Molise, il titolo del convegno che si è svolto al Castello Pignatelli di Monteroduni c'era per noi Michele D'Alessio. Il Castello Pignatelli di Monteroduni ha ospitato un interessante ed originale convegno, Le insorgenze nel Regno di Napoli in terra di lavoro ed in Molise. Ad organizzarlo l'azienda Papa Dolceamaro e l'associazione Di Cassino Alta Terra di Lavoro. La soddisfazione del sindaco Custode Russo. Questo paniere ha ospitato tantissimi convegni in questi ultimi 10 anni di mia amministrazione, ma questo credo che sia il clou di tutti i convegni. Al di là dell'importanza storica, è un convegno che ha importanza per il territorio perché richiama la storia del territorio. La nostra storia è ricchissima, come tutti ben sanno. Claudio Saltarelli, presidente dell'associazione. Noi oggi parliamo del 1799, quando l'allora Regno di Napoli venne invaso dall'esercito francese invasore, e grazie all'opera delle masse, delle popolazioni e soprattutto dell'esercito della Santa Fede, con capitanata e guidata dal cardinale Fabrizio Ruffo, si riuscì con questo movimento insorgente a ricacciare i francesi fuori dal regno, e questo territorio, quello fin qui era terra di lavoro fino a Monteroduni, fino a Montaquila e Venafro, è stata protagonista di quegli eventi, tra cui il principe Pignatelli, che è stato una delle persone più importanti e più in vista in quel tumultuoso periodo. Addirittura fu reggente del regno quando il re andò a Palermo. E anche molto importante questo territorio, per cui ha visto anche le gesta del duca di Cassano Michele Arcangelo Pezza, alias Fra Diavolo. Quindi oggi fare questo convegno nella sede del principe Pignatelli per noi era un motivo di orgoglio e di vanto. Allora, questo volume che io ho in mano, abbiamo riproposto una copia. Questo è un testo scritto da Pietro Masi, che era uno dei sanvetisti che iniziò e finì questa impresa, questa epopea, ed era anche col commissario di guerra del cardinale Ruffo, e lui immediatamente un anno dopo scrisse una cronaca di guerra su quel periodo, e noi abbiamo ripreso questo testo e riproposto in maniera anastatica, cioè abbiamo ripreso lo stesso testo che è stato scritto nel 1801 con Fernando Riccardi, storico della Società di Storia Patria di Napoli e Alta Terra di Lavoro, che ci ha fatto un saggio introduttivo. È molto importante questo testo perché diciamo che è il primo diario di guerra della storia, ma soprattutto vengono raccontate le cronache diciamo quasi a caldo di quel periodo. Cosa molto importante è che, anche se questo faceva parte dell'esercito Santa Fede, il Pietro Masi, Domenico Pietro Masi, nato ad Augusta, ebbe il buon cuore di raccontare le cose come veramente accaddero, quindi denunciando i soprusi e le angherie dei giacobini francesi e napoletani, ma anche quelli dell'esercito Santa Fede, senza risparmiare nulla e salvare nessuno, insomma le cose così come accaddero. Raimondo Rotondi ci fa rivivere gli ultimi istanti di vita di Fra Diavolo prima dell'impiccagione. Stamattina hanno venuto due preti, chi li accompagna è condannato a morte. Hanno venuto a fare la cerimonia sera, ma chi glielo fanno per mestiere? Allora se chi ce ne frega. Logo, o ci sta Fra Diavolo, o si Francesco, per loro è la stessa cosa. Io sono provato a impicciargli un po' i capi di chiacchiere per divertirmi, ma mi sanno che non ci hanno capito niente. Loro continuavano a fare giaculatorio, logo, e vabbè. Poi sono andato alla messa, mi sono confessato, mi sono fatto la comunione. E mo esce fuori, i trabucchi già stanno che ballano. E tutta la gente che strilla, si sente pure che spara per l'aria. Statevi ferma che questi francesi stanno impostati, lo fanno a tutti quanti, che questi non hanno paura di farlo. Badate roppa quello che te ne da fa. I mo me ne voglio. E vu. Vadate buone quello che tenete a fare, che io la mia lo so fatta. È il momento del meteo, vediamo che tempo farà nelle prossime ore in Molise.